Ciao bambini e bentrovati nel nostro canale Libri e Felici, oggi in compagnia del libro che si chiama Favole dell'ultimo minuto. Il racconto che vi leggerò oggi ha come titolo La mela con il verme. Due esemplari di mela se ne stavano appollaiati nel cestino della frutta, al centro del tavolo della cucina. «Dovresti vergognarti», borbottò una, «ad andare in giro con un verme». La compagna, colta sul fatto, sussultò, si turbò imbarazzata, arrossì, ma non trovò le parole adatte per giustificarsi. Anche perché un bel vermicello l'accompagnava davvero, scavando gallerie nella sua polpa e sbucando ogni tanto da dietro il picciolo. «Guarda me», continuò quindi a borbottare la mela senza verme, «che sono soda, lucida, rossa rossa e in questo cesto faccio un figurone». Peccato solo per la tua presenza e quella del tuo amico, che rovina un po' l'insieme. Di nuovo la mela bacata non trovò argomenti convincenti per ribattere, che quella era davvero come si era descritta, rossa rossa, lucida e soda, nessun dubbio. Di nuovo, quindi, fu l'altra a proseguire con il suo borbottio. «E sono pure succosa e croccante», proseguì, «mentre sotto la buccia non immagino né lo voglio sapere in che condizioni tu sia». Però accennò una risposta alla mela con il verme, ma non fece in tempo a dire altro perché la massaia afferrò d'un tratto la mela rossa, lucida, soda, croccante e succosa e in men che non si dica la sbucciò, la tagliuzzò, la così e cosò, la infornò e buon appetito. La mela sopravvissuta tirò un sospiro di sollievo e sotto sotto ringraziò il verme per la sua provvidenziale compagnia. Se vi è piaciuta, cliccate mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Ciao!